Andiamo a lei, dai. Eccoci qui, buongiorno, mi sono tagliato i capelli, cioè mi hanno tagliato i capelli, quindi sto molto meglio rispetto a ieri alle 11, sto molto meglio. Allora, siamo qui con Harley, siamo qui con altri 13 cani e 13 persone e più, con gli istruttori, stiamo facendo un lavoro volto a imparare a gestire il nostro corpo e a imparare a gestire il nostro cane all'interno del contesto urbano. Allora, come avete visto, Harley adesso accetta di essere toccato, che è differente da manipolato. Accetta di essere toccato, accetta il contatto con noi e accetta anche la presenza delle altre persone e degli altri cani. Quindi vi facciamo vedere un po'. Filippo, facciamo il coso con le sedie? Facciamo il coso con le sedie? Sì. Lo metto subito. Sì, anche il robo di là, così facciamo vedere due lavoretti. Andiamo. Ok. No, non ha ancora messo la testa a posto, un attimo, stiamo lavorando con calma e serenità. Quindi, tanta calma e tanta serenità ci vuole nella vita. Allora, vedete che abbiamo tanti cani. Tutti ben presenti. E vedete che già l'atteggiamento di Harley rispetto a due settimane fa e anche a settimana scorsa è notevolmente migliorato. Ci fai vedere che lo accarezzi, Meme? Proviamo a far vedere se un estraneo si avvicina frontalmente. Abbiamo un estraneo? C'è una persona... Silvia, te non ti ha mai visto il cane. Prova ad andare frontale. Ok, già questa cosa qui è molto interessante. Ora vediamo. Siamo qui in questa tavola rotonda piena di cani. Questo perché potrebbe succedere in tante occasioni di avere a che fare con altri cani per strada, al parco. Quindi è giusto lavorare su questi aspetti. È giusto farlo per far sì che il nostro cane sia pronto ad affrontare tutti i tipi di situazione. Proviamo a fare il cambio di sé. No, no, tutto, facciamo tutto il cambio. Sì. Ah, vedete questo tipo di lavoro, c'è un passaggio cani a 20 cm l'uno dall'altro, questa è una cosa importantissima e appunto stiamo lavorando su tutte le dinamiche che possiamo incontrare durante le nostre giornate, al parco, in un centro commerciale, in modo che i nostri cani siano abituati a vivere tutto e soprattutto i proprietari sappiano come intervenire. Quindi rivediamo Harley che è anche lì che sta camminando.
è un ottimo atteggiamento. Adesso è qui davanti a me, a pochi centimetri dal, dal dito che si voleva mangiare, e noi andiamo avanti alla